11-5. È ancora piano al servizio. Mozic riceve bene, Spirito sceglie Keita, che questa volta si prepara benissimo da manuale. Sì, sì, proprio. Gran diagonale. Bellissima diagonale, sai, Loser sulle palle un po' veloci, il centrale. Ma questa anche stilisticamente è bellissima. Punti che potenzialmente uccidono gli avversari. Keita sarebbe stato ace contro chiunque, non contro Erving Apped. Si salva Verona, Keita invece non viene scalfito per niente. Pessima ricezione, rigiocata così, Keita col pallone che gli arriva da dietro, tira una lavatrice nel campo avversario. Straordinario colpo. Questo diagonale quasi sui 3 metri. Bella battuta Keita. La prova, c'è il nastro, Saita dietro. Ella recupera Gaggini. Bagger per Keita! Prima Modric, poi Keita! Punto spettacolare di Verona! Bene così per il divertimento del pubblico qui al Paralimpia e di voi che ci state seguendo. Guardate qui, gran muro, un recupero incredibile di Gaggini. Ricezione sulle battute imprevedibili di Padova. Anche questa è a metà campo, la prende Mozic. Keita! Si risolleva Verona grazie al Magliano. Nulla da fare per il muro di Padova. Qui fila tutto liscio. Momenti di festa dopo la partita, ma questo posticipo arriva un po' tardi, quindi si è pensato di fare l'aperitivo con street food e quant'altro. E poi Keita la mette giù ancora, è on fire! Non muori Keita. Mi sa che per il primo punto e quindi non c'è Grozer. Keita! C'è Grover per Monza. Situazione che parrebbe compromessa in questo set per Padova, ma vediamo, intanto si insiste su Keita. Palla comunque per lui. E beh, non riceverà benissimo, ma poi c'è Spirito che in qualche modo lo aiuta a riscattarsi, a ritrovare palloni buoni per l'attacco. Qui è al servizio. È un servizio che mette in grave difficoltà Padova. C'è la possibilità del contrattacco. Keita! Gran diagonale. Vola l'Aquila del Mali. Vola Numori Keita. Torna sotto Verona. Che palla è questo diagonale. È assolutamente efficacemente i pochi palloni avuti a disposizione. Keita sulla testa di Spirito, poi Keita diagonale. Sì, certo, la battuta non era di quelle più insidiose, ma Keita vuole dare anche buoni segnali nel fondamentale che ancora si ritiene un piccolo tallone d'Achille per... Ma adesso Keita è davvero temibile al servizio. E questa? E questa? Ma che si è fatto? È andato, come dire, in extra rotazione con questo servizio e trova il pallone che bacia la linea. Sono due italiani, sono due ragazzi giovani cresciuti a Modena e hanno regalato spettacolo. Spirito per Keita in attacco, ancora sopra il muro, Keita. Palla in campo, lunga, verso posto 5, 13-7. Verona non si lascia distrarre. Rinaldi, forte ricezione di Mozic dopo che la palla ha toccato il net, si va in quattro da Keita, sopra il muro Keita. Impressionante la qualità di questo ragazzo che viene dalla Corea, dal campionato coreano, dopo che ha giocato 2 anni in Serbia. 2,06 metri al servizio crosato. Gaggini non bene, decisamente no, ma c'è il muro solitario di Grozdanov.
Verona in qualche modo la combina così, ma c'è una free ball che Padova può sfruttare con Saitta in due, pallonetto morbido di Petkovic, bravo Gaggini, e poi Keita! Keita! Altro volo a planare per il Magliano, 4-1. Che bellezza, qualche errore un po' da una parte e dall'altra. Non era un pallone attaccabile questo per Petkovic, ma poi Keita. Di Keita facciamo senza dire, vediamo un po' adesso cosa tira, e la tira dentro. Numeri Keita, in stato di grazia il Magliano, almeno al servizio, quando comincerà la prodezza di Keita. 4-2. È lui il protagonista, è lui! Numeri Keita! E adesso si balla qui al Palo Olimpia, balla anche tantissimo, ma in senso negativo la ricezione di Padova. Qui è andato tra le due squadre. Keita ancora non rischia il bagher, e poi una palla pazzesca da posto 4. Per il momento non si riesce a mettere le briglie a Keita, nonostante qualche titubanza in ricezione. Sempre insidioso al servizio, benché non sia un servizio potente. Rigioca Verona, la può chiudere, spirito per Numeri Keita! Il pallonetto! Il balletto di Keita! Canta e balla, lasciatemi cantare! Squadra di Stoicev, Nastro, Galassi, Zimmermann, viene Murato, Martila, e poi altro punto per Verona, Keita, gran muro, e andiamo a rivedere, lo apprezziamo qui su Schwarz, Numeri Keita, 3 di vantaggio. Complicata anche questa ricezione, c'è la possibilità della copertura e anche del contrattacco con Shapovalov, e poi Keita che finge, non ritiene sia il momento di attaccare, lo fa dopo con un pallonetto, con un po' di confusione riesce comunque ad abbozzare un attacco Monza, risponde Verona con Keita! 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 Mamma mia! Monza deve fare assolutamente qualcosa per fermare questa forza della natura. Time out intanto. Mozic. Di nuovo lui. E poi la pipe di Keita. Mamma mia, Keita! Scende intanto Beretta e vedete l'ingresso di Di Martino, può giostrare i suoi centrali Eccheli, centrali tutti di... Zani su Mozic, attacca in pat Keita, non riesce la difesa di Stinto a Marlo Jant. Compresi Bruno ed Erwin Gabbè, che poi sono tornati. Da Gumic a forte su Keita, la ricezione sugli 8 metri, spirito alto per Shapovalov, una palla appoggiata sul muro, Rossini difende non bene, si salva Modena in qualche maniera, Rinaldi al contrasto a muro, Keita la tiene, poi può contrattaccare, forte, alto sulle mani, Keita a segno. Prova a caricarsi la formazione veronese, che è dietro, ma ha ancora voglia di dare del filo da torcere alla Valsa Gru. Non molla Verona, non molla. Prende qualche cazzotto, Su Desmet. Keita. Ancora una volta una ricezione non perfetta di Asparuov, e poi altro muro, questa volta Padova recupera. Si sposta, può soltanto palleggiare Desmet. Spirito e Keita! Keita!
vola! Vola Keita! Cos'era questa cosa? Sembrava un primo tempo, invece no, è un attacco dalla seconda linea. Rivediamo e ammiriamo. Spirito. Molto bene in attacco, bene anche al servizio. Ricezione così così. Baleis, testimonia della grande qualità che questo giocatore è in grado di mettere dai 9 metri, ace di Keita, e in un lampo Verona si riporta in parità, sempre